Cari amici, sono Pai, continua il nostro viaggio digitale in Cina e questa volta vi porto nella provincia dello Shaanxi a vedere due antiche città. Residente del nord della Cina che fa freddino, sotto ogni camino c'è un letto caldo. E se una famiglia ha più ciminiere, vuol dire che questa famiglia ha più case. E di conseguenza vuol dire che questa famiglia è più numerosa. In caso della famiglia Wang, sin dal 400 questa famiglia iniziò ad avere sempre più camini e le sue case diventarono da un cortile ad una piccola città. I membri di questa famiglia Wang erano caratterizzati da persone che fanno diversi mestieri, da contadini ai commercianti fino ai funzionari, e di pari passo continuò ad aumentare il numero dei membri di questa famiglia. E ad oggi, lì, in questa area, questa famiglia vanta ormai 5 grandi cortili, grandi come 5 piccole città. E queste 5 città sono composte da 1118 case. E per un turista non basterebbe un giorno per visitare tutte le camere. Nonostante la grande dimensione, queste 5 piccole città sono comunque composte da una dopo l'altra piccola famiglia all'interno della stessa grande famiglia Wang. Vicino ai 5 grandi cortili della famiglia Wang esiste un'altra antica città che si sveglia molto presto di mattina. I residenti locali vanno al lavoro in scooter, le ballerine che danzano in piazza, gli studenti che fanno la ginnastica mattutina e anche i corrieri express entrano direttamente nei cortili. Questa città antica è molto piccola e per i trasporti di tutta la città non c'è nessun semaforo e per tutta la città serve soltanto un solo vigile, un solo una macchina di polizia. Questa antica città ha un nome, Pingyao, e vanta una storia di 2700 anni. E alla fine degli anni 90 è stata inserita nella lista dei patrimoni UNESCO per i motivi della conservazione di tutti i caratteri di un'antica città cinese. Nonostante ciò, come abbiamo visto, questa città di oggi è caratterizzata sia dalla storia sia dalla modernità, che fa questa città un'antica città viva. Alla prossima!